Vi ricordate le vicende della casina dell'indiano e degli affari del Giglio Magico alle cascine di Firenze pubblicate dal Libero? Quella notizia ha fatto dimettere un consigliere d'amministrazione di Firenze Fiera coinvolto nell'affare, provocando anche la reazione dell'amministrazione comunale. Abbiamo chiamato Oliviero Fani, gestore dell'immobile e protagonista dei video, proprio dopo la revoca della concessione da parte del comune. Vediamo un po' chi ci racconta, l'ex gestore e la zitta. Pronto? Signor Fani, sono Matteo Calì. Matteo Calì di cosa? Sono un giornalista, ti ricorda di me? No, veramente no. Ma le chiavette della casetta l'ha restituita al comune oppure no? Ma Calì, te tu sei quel giornalista che mi hai estorto? Ma io non ho estorto niente. No? No, proprio niente, lei che magari parlava un po'. Però io le chiedo, ma la casetta la restituisce al comune o no? Ma te tu sei quello lì o no che mi ha fatto quel filmato, me l'ha messo lì? Certo che l'ho fatto io. Ascoltami, Aro, ti voglio dire una cosa, no? Sì. E te lo dico con il cuore, guarda, come se fosse il mio figliolo. Sì. Allora, io ho un brutto male, ok o no? Sì, io mi spero solamente che quello che ho io ti venga a te, basta. Ah, solo questo? Perché il danno che tu mi hai fatto te, personalmente per vendere uno scoop ai giornalisti, io, perché se tu sapessi veramente quello che ho fatto per questa città a te... Lo voglio solo capire perché lei voleva 30.000 euro, perché voleva... Se ti dico sono reso le chiavi alla casina o meno, se tu fossi me te, io ho pagato tutto quello che c'ho da pagare, perché gli devo rendere le chiavi? Cos'è che non l'ho fatto? Le dovrebbero aver revocato la concessione della casa, non gliele rende e allora? Loro me la possono anche revocare e poi ci sarà gli avvocati che ci diranno, no? Signor Fani, io le chiedo una cosa, gliele rende le chiavi o no al comune? Se la tiene lei sta casetta? Ma perché io devo rendere, io lo deciderò io se devo rendere le chiavi. Sì, ma guardi signor Fani, il problema non è mio. Il problema perché non è mio. Perché non hai detto che la passerella per 6 mesi era chiusa? Ma perché quello è un problema del comune, ma guardi, ma il problema non è mio, è lei che voleva 30.000 euro da me per prendere in gestione la casetta. Ma non è vero! Ma come non è vero? Ma come non è vero, signor Fani? Ti faccio vedere quello che ho fatto io per questa città. Vediamo se fa coglioni. Io ti spiego quello che ho fatto. Guardi, io non ho nessun timore di lei, non è una questione di malaccio. Ma nemmeno io di te. Allora perché se te tu può fare giornalina da tanto o tu nascolti quello che ho fatto? Quando io ho fatto. Ma di cosa dobbiamo parlare? Degli abusi edilizi del centro di Pio Toscano? No, mi spieghi, signor Fani. No, ascolta, ascolta, abusi edilizi. A parte sono tutti condonati. Ma hanno fatto? Ma proprio tutti non lo so. Ti sembra corretto, sì, sono tutti condonati, c'è solamente una tettoia. Però restituisca le chiavi al comune, che secondo me l'è meglio. Perché? Ma non lo so, gliel'hanno revocato. Sì, va bene, ma se loro hanno mandato una lettera, ma e cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ho pagato o no quello che c'era? Signor Fani, non è solo una questione di pagamento, è una questione che lei la voleva dare in gestione a altra gente e non si può ma non fare. È vero. Ma qua non è vero, voleva da me 30.000 euro. Come l'ha detto più o meno Oliviero quali sono le condizioni? 15.000 euro e 15.000. Sì. Però lei mi capisce che quando qui alla casetta la inaugura Matteo Renzi, la signora Chiavà Innocentini ci parla dei suoi rapporti con Matteo Renzi, la signora Chiavà Innocentini... E anche lei ci parla di... Guarda, ascoltami, io dei rapporti detto fra te, da chiamare senti, una persona molto importante a me, è chiaro. Ma infatti è uscito... Sì, infatti credo si sia dimessa sia da Star Hotel che dal Comune di Firenze, proprio perché era importante e ha fatto una... Il CIT è nemmeno una struttura pubblica. E chiedevo soltanto se la struttura pubblica della casina dell'indiano che le è stata revocata intende restituirla al Comune o no. Tutto qui.